Siamo con Sergio Brio, il mitico stopper della Juventus. Siamo con la presentazione della sua fatica letteraria, scritta insieme a Luigia Casertano, Sergio Brio, l'ultimo stopper, dove proprio si vede nell'intitolazione questo 5 che si trasforma in una S o viceversa. Beh, oggi si parla di difensore centrale, no? Tante denominazioni, ma quella figura pura, dura e pura dello stopper forse è venuta a meno, ma così è un altro discorso. C'è anche la presentazione di Giampiero Boniperti. Allora Sergio, un libro che è fatto di aneddoti, rappresenta la tua storia, le tue emozioni in un calcio forse diverso da quello di oggi. Beh, intanto buonasera, per me è un onore essere qui a Taranto, una bellissima città. Ci sono venuto spesso, ma ho visto soltanto alberghi, ma oggi ho potuto veramente passeggiare e ammirare questa città che si è evoluta. Siamo corregionali comunque. Corregionale, poi tornare per me in Puglia è sempre un grande piacere perché non posso dimenticare il mio passato. E quindi devo dire che ho scoperto una Taranto diversa da quella che me lo immaginavo da quando giocavo, perché vedevo soltanto lo stadio oppure l'albergo. Quindi ho potuto ammirare la vostra città, che è veramente bellissima, complimenti. E ringrazio anche ovviamente la Mondadori, anche Massimo Cirasino, che si è prestato per presentare il mio libro qui a Taranto, quindi devo ringraziare veramente Massimo della sua collaborazione. Devo dire che è cambiato questo calcio, perché è un calcio diverso, il nostro era più un calcio pane e salame, e sono cambiate tantissime cose. Dalla mia epoca, prima di tutto, la legge Bosman, poi ovviamente sono arrivati anche gli agenti dei calciatori, e poi questo calcio si è evoluto sotto l'aspetto anche atletico, sotto l'aspetto della velocità, però diminuendo ovviamente la tecnica, che ai miei tempi era maggiore di questa ovviamente attuale. Forse si rimpiange quel calcio in cui non c'era tutta questa invasione televisiva, c'era il calcio minuto per minuto, si rimaneva attaccati alla radiolina, era un calcio più ruspante anche a livello di ingaggi, di rapporti tra giocatori e società. Non c'erano forse quelle figure dei procuratori che ora dominano, un calcio diverso. Sicuramente, l'ho detto prima, è un calcio diverso, non è paragonabile a quello mio, ripeto ancora, pane e salame, quei contratti che andavano firmati in bianco con Boniperti, e tutto in una giornata, dalla mattina alle 8 fino alle 2, firmava 18 contratti. Adesso per firmare un contratto magari ci vogliono 6 mesi di un giocatore, quindi è totalmente cambiato, come vedi, non c'è neanche da fare un paragone. Parliamo del pianeta Juve, questo mondo con Boniperti, qualcuno dice, era una caserma. C'era ordine, disciplina. Quando si è vissuti, quando si è stati tanti anni in una squadra come la Juventus, poi la pelle è tinta, è marchiata a tinte bianconere. Sicuramente, il mio sangue è bianconero, non posso dimenticare il mio passato di 16 anni con la Juventus, perché hanno fatto parte del periodo più bello forse della mia vita, con grandissimi ricordi che sono indelebili nella mia mente e porterò per tutta la vita. E Boniperti, non è vero che fosse un sergente di ferro, applicava delle regole, non voleva un'etica, io dico un'etica, applicava delle regole che dovevi rispettare, di rispetto per i suoi compagni, anche di una fair play, di uno stile, e lui l'ha sempre incarnato sia da giocatore che da dirigente, e quindi credo che applicasse delle cose normali, come deve comportarsi un giocatore, e ovviamente i giocatori l'applicavano, e chi non lo applicava si auto-escludeva da solo, quindi mi sembra che fossero delle cose normali e come era giusto farle.